Good morning everyone, my latest video is out. Buongiorno a tutti, il mio ultimo video è uscito, andatelo a vedere. Go watch it on YouTube so you can use the subtitles. Su YouTube trovate i sottotitoli, ma la cosa più importante è che stamattina è Ask Casa, come ogni domenica. Per cui, join the Q&A session, drop your questions here below and enjoy your Sunday. Lasciatemi qua le vostre domande, buona domenica e risponderò a tutti voi. A presto, buona giornata e ci vediamo tra poco con le vostre domande. La domenica volge al termine e io invece comincio con queste domande. Vacheron Constantin Historique triplo calendario, cosa ne penso? Ne penso tanto e ne penso bene. Orologio sì moderno, ma comunque di classe, triplo calendario che sto imparando ad apprezzare più di quanto avrei mai creduto e pensato. Sono veramente colpito delle volte dai tripli calendari, li trovo scicchissimi e li trovo il giusto punto di mezzo tra quello che può essere un orologio un po' dress e le complicazioni, ecco, un orologio elegante e le complicazioni. La cosa qua è un po' nel suo prezzo, che è qualcosina, non poco, a nord dei 20.000. Stai pur sempre comprando Vacheron. Lei è un diavoletto tentatore, dottore, parecchio. Orologio indubbiamente che ha qualcosa. Non è un no, non è un no d'ufficio, questa è una certezza, ma non è neanche un sì d'ufficio. Un orologio complicato, indubbiamente l'acciaio con oro rosa è meglio dell'acciaio con oro giallo, il quadrante marrone è sensibilmente più ricco di personalità di tanti altri colori che si vedono generalmente associati a orologi di questo tipo, tanto quanto un orologio comunque che io non potrei mettermi al polso, perché è un orologio che trovo bello rampante, bello arrogantello, ma può essere in senso buono, può essere in senso cattivo, dipende sempre uno come vive le cose, come le indossa, con che classe, con che sicurezza di sé le porta. Non ti dico che non mi piace, non lo metto in cima alla lista, ma non è male, devo ammettere. Per cui, se sei indeciso, Brown. Bravo che mi entri un po' nella nicchia, in una nicchia che mi piace. Il 300T per me ha una componente, se vogliamo chiamarla affettiva, ma comunque me lo godo in arancione perché me l'ha fatto vedere il mio amico Luigi e Vloop di Turicum Watch Group, sul bracciale peraltro in gomma che è fantasmagorico, spaziale, pirotecnico. Il 600T invece è un orologio che non ho ancora capito se è carne, se è pesce, se mi piace, se non mi piace. Detto questo però, in questa variante azzurro Tiffany è un sì, per il sottoscritto è un sì. Come tale, questo mio verdetto. Poi sono tanti i colori belli, sono tanti i colori, tanti belli, sono tanto belli, quello che vuoi. Mi piacciono veramente tanti colori, ma questi miei. E no, amico mio, e no, così è, vuoi più bene a papà o alla mamma, preferiresti una sorellina o un fratellino, no, questo è più facile. 3005 Tudor Range Rotin di Cartier, poi sai che anch'io voglio bene sia papà che mamma, quindi è un casino per me. Per come sono fatto io, per come vivo la vita io, comprerei prima un Tank e poi un Tudor. Il problema è che nell'esatto momento in cui metto il Tank al polso, la settimana dopo già mi ricordo che devo comprare anche il Tudor, perché potremmo dire essere orologi complementari alla fine della fiera. Tuttavia, essendo uscito il Black Bay 54, devo preferire per forza al Tank di Cartier, perché per me il binomio è Tank di Cartier e Black Bay 54, quindi ti semplifico la vita un po' così, o se vuoi, se piace anche a te il 54, te la complico ancora di più. Cercherò di essere breve, qua incontriamo due problemi fondamentali. Il primo è che lo Speedmaster è rimasto abbastanza coerente nel tempo e quindi dobbiamo prima fare una distinzione di se parliamo di vintage o di moderno e se diamo priorità alla qualità prezzo.
La seconda vicenda è che io do per scontato il fatto che tu te lo voglia comprare, che quindi tu mi parli della referenza migliore in termini di acquisto da parte di una persona media dei miei follower. La terza vicenda è che odio le referenze, ma quello è un'altra opinione. Se parliamo di referenza migliore in assoluto, penso di poter dire con sufficiente certezza sia 29-15. Non entriamo nel dettaglio più puntiglioso per gli appassionati di Speedmaster, lasciamo la vaga con 29-15. In alternativa, se te lo vuoi comprare, te lo vuoi comprare tu, io andrei su qualcosa di classico, lo Speedmaster classico Mario 2003-2004, 15861 o l'attuale. L'ho provato e come? Il PRX è un bello orologio. È un bello orologio. C'è poco da fare, è un bel orologio considerato il suo prezzo, è un bel orologio considerato il fatto che viene da Tissot, che è un marchio comunque iper storico, è un marchio a cui sapete sono emotivamente legato ed è un bel orologio considerando come veste e come comunque è apprezzato sul mercato. È un orologio a cui io non sto dando un enorme spazio, semplicemente perché non ne ho ancora comprato uno, semplicemente perché penso sia entrato nel mainstream a più non posso e come tale mi emoziona meno di altro perché soprattutto già lo conoscete in tanti, quasi tutti. Però è un orologio comunque che ha fatto bingo e ha fatto centro, Tissot se lo merita, l'orologio se lo merita, vediamo come sarà l'evoluzione, speriamo in un ottimo e roseo futuro. Grazie per i complimenti. Allora, secondo me devi intanto distinguere se vuoi fare il rivenditore autorizzato e quello sicuramente in realtà come Rocca, Pisa, Astroa e simili anche più piccole, probabilmente ci sono dei corsi interni, sicuramente non rivolti agli esterni e i brand sicuramente hanno dei momenti o dei corsi di formazione. Se invece parliamo di vendere orologi d'epoca usati, vintage, secondo polso, tutto questo mondo, immagino tu voglia metterti in proprio. Quello che io consiglio però è di andare a fare scuola da qualcuno, imparare il mestiere, lavorare per qualcun altro per la semplice ragione che l'orologio è un mondo di regole non scritte e penso che nessuno ti metterà alcune cose nero su bianco ad alta voce. Corsi non ne conosco, se li conoscete per favore inviatemi tutto quello che trovate, io li valuterei con cura perché temo, proprio per quanto detto un secondo fa, che sia un po' fuffa. Detto questo, io sono ignorante in materia, c'è cioè chi mi batte 10 a 0, non faccio questo mestiere, sono nato l'altro ieri, quindi. That is a very interesting question because Russian watchmaking is pretty much underrated somehow. I had a Raketa back in the days, a Copernic. I enjoyed it very much. I have to say I regret selling the watch, to be completely fair with all of you. With the rest, Pobeda, I had a friend who had one, had super nice finishing. I'd love to know more. I'm in touch with the Raketa brand of nowadays, which is very much interesting. I've seen a lot of Vostok around, also in the flea market today. I do have to say I'm very much attracted and not yet passion, but the quality of construction of the whole watch movement and whatsoever was not that amazing, but the story and also the narration we can say there, Imaginarium is very, very interesting. So looking forward to know more. Devo ammettere che sulle fragranze sono la persona più monotona del mondo. Qualche mio amico, qualche mia amica lo sanno bene. Ho il mio Bleu de Chanel Eau de Toilette che mi accompagna costantemente in tutti i giorni della mia vita. Cartier mi ha regalato qualche tempo fa questa meraviglia di Patchard de Cartier che so che mi starebbe bene. È un profumo che adoro, come adoro Dior Sauvage. Il problema è che Dior Sauvage era il profumo di mio zio e non riesco a portarlo. Mi dà proprio. Non riesco a portarlo. Mi dà quasi fastidio. Patchard de Cartier ce l'ha un mio amico e mi sentirei un po' lui per certi versi. A me piacerebbe una fragranza molto, molto unica in un certo senso, ma che vada bene con quello che è il buon Bleu de Chanel, perché secondo me è una fragranza che spacca tutto, una fragranza giusta, è una fragranza sufficientemente maschile ma abbastanza giovanile, diffusa ma non troppo, ruffiana, mi piace, mi piace. Però bravissimo, mi spiace, purtroppo se mi avete scritto riscrivetemi, sto avendo veramente grossi problemi con la mail. Ho rimandato i menu a tutti, ho avuto problemi con i vari dispositivi Apple, fondamentalmente non mandava
negli allegati, né in alcuni casi la mail, né da iPad, né da Mac, né da iPhone, quindi praticamente Community era tagliata fuori e anche InfoIam Casa, per cui ogni tanto capita, non spesso, grazie a Dio, dovrebbe essere tutto risolto e attendo vostre, ci vediamo soprattutto il 12 a Ginevra. Sono molto contento di questa cena, sono molto molto contento, sarà una cena ristretta assieme alla community però di Ginevra Rist, di un mio caro amico, e se ne vedranno delle belle, e cena multilingua, francese, inglese, italiano, con un sacco di persone di tipo diverso, sono proprio contento, guarda. Tornando in forma, parolonissimo, grande parolone, te ne ringrazio, ma sto cercando di mangiare meglio, ma non negli ultimi giorni. Il mio problema è quando parto. Quando abbandono Milano, che accade spesso, mangio come un bue. Ma vabbè, comunque, bignè crema contro pistacchio, pistacchio, tutta la vita, pistacchio. Crema buona, ma la preferisco in altri dolci. E soprattutto meglio frittelle che bignè. Frittella, quella che è di carnevale, è su un altro livello. Mi spiace dirlo, ma è su un altro livello. Fai bene a godertelo tanto, un IVC che mi sfizia ma che non fa per me, l'ho avuto al polso qualche volta, su di me sta male, ahimè. Mi piace il design, mi piace il design del quadrante, mi piace come è tutto compatto in un certo senso, ma non più di questo. Non fa troppo per me, non è un orologio che non mi piace, ma non è un orologio che mi piace. Ma se tu te lo godi tanto tanto, fai bene. Ci sta, io non ti giudico, fai solo bene, sono contentissimo, ma davvero contento per te, quindi godilo anche per me. Marchio, come sapete, controverso, venezianico. Io conosco i ragazzi sono dei tesori, almeno con me lo sono sempre stati, sono molto simpatici, sono in gamba e sono molto giovani. Storia un po' turbolenta, ora il Redentore in particolare è il loro modello probabilmente migliore ad oggi in catalogo. Quello tutto nero è bello, marchio che, ripeto, è molto travagliato, c'è chi ne pensa bene, c'è chi ne pensa male. Loro mi dissero che sono per molti il primo orologio, questa è una bella cosa, sono un marchio che comunque opera e da quanto so paga le tasse in Italia, quindi chapeau. Non è magari al 200% nelle mie corde, nel senso che forse cerco dell'altro, anche se, ripeto, il Redentore nero è top. E tanta stima per i ragazzi e per il da fare che si danno, vedremo il futuro e vedremo come andrà in futuro. Ad maiora. Sei un figo sicuro, sei un figo. Uno dei quadranti più belli che ha fatto Rolex fino adesso. Spaziale, figo. Sempre solo in questa configurazione qua, però, mi raccomando. Dipende molto dall'abito. Un orologio di cui non ti dico no, indubbiamente non in un contesto super formale. Se mi dici per andare in ufficio tutti i giorni e non porti la cravatta, è un sì. Se già porti la cravatta, è un forse. Se fai l'avvocato e devi andare in tribunale, è un no. Poi personalissima opinione, ormai quasi fa tutta. Avevo amici che portavano il Deepsea Cameron sotto, cioè James Cameron, quindi addirittura col quadrante più blu che nero, cioè un orologio che non c'entrava niente sotto lo smoking, quindi so gusti. Sono dimenticato di mettere l'orologio. Capita. Rimedio, eccolo qua, il mitico 007 GoldenEye Seamaster 300M. Orologio mi piace, devo dire, me ne parlate troppo spesso. Mi state facendo salire un po' questa scimmietta che fluttua sempre nel pensiero degli appassionati. Buona domenica a te, Tag Heuer preferito 11:33, abbastanza di sicuro, poi ce n'è tanti. E Tag Heuer Monaco, ovviamente si intende. Ce n'è tanti, però Monaco preferito probabilmente 11:33, come questo qua in foto. Bello. E il weekend è finito, ma le domande no, per cui buongiorno, buon lunedì. Cosa ne penso di Gigi Lecoultre e 861 Miles Davis? Per me è un po' in carne, è un bel orologio, ma ha delle linee troppo cicciotte per quanto mi riguarda. L'ho visto anche al loro evento dei collectibles. L'orologio è indubbiamente fuori dagli schemi, è diverso.
in senso positivo, non è un orologio che io andrei ad aggiungere nella mia collezione, non avendo altri Memovox e quindi avendo cose che preferisco in ordine d'acquisto. Ma è un orologio che vale la pena approfondire, se si ha già una collezione che magari va in quella direzione lì, aggiungere, perché in fondo è un orologio comunque distinto. La scelta qua è ardua, anche perché tu hai già un orologio che fondamentalmente possiamo dire essere un diver, un orologio abbastanza elegante. Ti mancherebbe un orologio di forma. Ma non conosco molti marchi che fanno di forma sotto i 2000. Io sono pur sempre Pasquale se vuoi un altro diver, piuttosto che un GMT per un Baltic se vuoi un bronzo o qualcosa di simile, per un Imatic se vuoi qualcosa con delle limited, per Furlan Marri se vuoi un solo tempo, un po' diverso dal solito. Io il Furlan Marri automatico con una collezione del genere potrei molto pensare di prenderlo. Oppure ti dedichi al vintage e cerchi qualcosa, in questo caso ti direi anche in oro, di forma vintage. Secondo me trovi comodamente un qualcosa di forma in oro vintage, magari anche Zenith Omega, difficile. Grande, bravo, bell'acquisto, ma sul ti seguo mi cadi, perché me l'hai già chiesto il weekend scorso che cosa ne penso e te l'ho già detto in modo dettagliato, quindi se tu mi seguissi davvero te lo ricorderesti, visto che la domanda era sempre la tua anche il weekend scorso, ma va bene, facciamo un ripasso. Mi piace il Wimbledon, sebbene sia uno dei pochi orologi in cui posso perdonare, pochi dei just in cui posso perdonare la lunetta liscia, il bracciale Oyster comunque mi resta un po' indigesto. L'accoppiata dei due mi risulta un po' uff, ma se a te piace, top di gamma, anche perché Wimbledon su lunetta zigrinata e bracciale Jubilee, spaziale. Lo preferisco, se no, se proprio si deve, lunetta zigrinata e bracciale Oyster. Comunque bravo, goditelo, è bello comunque. Giuliano Mazzuoli mi interessa molto anche perché sono italiani, me ne parlano tutti molto bene. L'orologio a me verosimilmente piace, ha un suo carattere, ha l'aspetto dell'italianità che è sempre abbastanza da prediligere. In questo caso, ripeto, abbiamo amici in comune, me ne parlano molto bene. Io spero di poterlo approfondire in futuro. L'ho visti poco spesso al polso e fanno la loro scena, hanno il loro effetto. Tecnicamente, onestamente, non li conosco, ma me ne parlano tutti molto bene. Per cui spero di incontrare l'azienda presto, così da potervene far vedere anche di più. Su Baltic io ho un MR01, lo trovo al polso bellissimo, ricco di dettagli. Il salmone forse è più bello che hanno fatto, anche se il mio verde con i numeri Eastern Arabic è spaziale. Orologio riuscitissimo, intelligente, economico, forte, per cui approvati tutti e due. Grande, grazie mille. Guarda, questo è proprio un casino. Cannolo contro cassata è scontro tra titani. Mi piacciono entrambe moltissimo. Diciamo che a Milano sanno fare meglio i cannoli delle cassate, per quello che ho assaggiato io. E poi vengono proposte più interpretazioni del cannolo rispetto a quelle della cassata. Come tale, per me deve vincere il cannolo, però la cassata ha un suo grande fascino e grande perché. Madonna, quanti dolci che mi fate mangiare! Madonna! Tanti tanti proprio, vi ringrazio. Io ingrasserò, ma vi ringrazio. C'ero del tutto finché non mi hai detto lucertola. La lucertola è un pellame ancora non troppo utilizzato, o meglio, veniva utilizzato, oggi sempre meno. Quindi un marchio che proponga dei buoni cinturini in lucertola non mi viene realmente in mente. Se vai, vabbè, sull'alto livello, sicuramente Camille Fournier farà qualcosa in lucertola, altri marchi di sicuro lo fanno, anche Morellato di sicuro ha una linea in lucertola. Ci sono artigiani, probabilmente l'amico Moa ne ha di questi pellami e probabilmente Hirsch the Bracelet anche ha della lucertola. Questi sono più o meno quelli che io consiglio, c'è anche The Lags che sono bravi.
Però no, sulla lucertola mi trovi proprio poco ferrata, è un pellame che io non amo, onestamente, lo trovo un po' vecchieggiante, mi piace sempre svecchiarli, sdrammatizzarli, gli orologi, con la lucertola trovo di non farlo, però in bocca al lupo, fammi sapere. Questo è un domandone, ma poniamo che tu vada in barca e in spiaggia, perché secondo me se vai solo in spiaggia, vabbè, un orologio anche meno resistente, perché puoi sempre lasciarlo sotto l'ombrellone, piuttosto che non andare così tanto nell'acqua, mentre nella barca è necessario che sia preparato un po' a tutto. Per me squale 15-21 o super squale, ma squale 15-21 sulla barca lo vedo meglio, mi sfizia molto di più. Se saliamo di budget c'è il Belvedere di Karsuhi che è bellissimo, secondo me è l'orologio perfetto. In alternativa ai Rolex sportivi magari montati su Oyster Flex o su qualche caucciù vario ed eventuale, e secondo me un altro orologio che è veramente perfetto è il Seamaster 300M di Omega, perfetto proprio per queste vicende. Curano Tokyo, piacevolissimo. Asaoka non è Curano Tokyo. Curano Tokyo può essere Asaoka, ma Asaoka non è Curano Tokyo. Asaoka, Curano Tokyo, Curano Tokyo. Secondo me, a mio modo di vedere le cose, ovviamente è un marchio di Asaoka, eccetera, eccetera, ma secondo me non è che lì si esprima così tanto quanto con Curano, quanto da solo con il suo marchio. Cosa penso di Curano? Sono belli, indubbiamente. Dio mio, se a uno piace Saoka, conosce Saoka, non so. Vabbè, certo, Saoka non è proprio per tutti noi comuni mortali, per cui va bene Kurono, però avrei preferito che Kurono Tokyo non fosse sua per evitare di fare confronti. I quadranti sono molto belli, però giochiamo due sport diversi, io non riesco a non metterli in confronto, chiedo scusa. La Porsche è mia, nel senso che sul libretto c'è il mio nome, quindi la Porsche a tutti gli effetti è mia, pago io bollo, superbollo, assicurazione, benzina, parcheggio e tutto quello che le compete. Poi certo l'ho ereditata, era di mio zio che è mancato, me l'ha lasciata perché era un appassionato di auto, oltre che di orologi, ma di orologi ne aveva pochi, quindi me ne ha lasciati, cioè me ne ha lasciato uno fondamentalmente. E di macchine era appassionato, ne aveva due e sempre una me ne ha lasciata e sono molto contento di questa cosa. Io poi l'avrei forse dovuta vendere anche perché non navigo nell'oro, ma ho reputato fosse giusto tenerla e che fosse questa l'età giusta per averla e ne sono molto contento. Per cui mia e mia, nessuno la mantiene a casa mia. Per tutti era da vendere, non era una macchina adatta. Quindi l'unico pazzo che ne paga le spese sono io. Poi certo non me la sono comprata. Mi sarebbe piaciuto potervi dire di essermela comprata, lo farò in futuro sicuramente, ma non ora. Ne abbiamo. Allora, io ho il mio amato Paolo Zani in via Campedio 9, che fu il mio primo orologiaio e per un tot di orologi vintage va benissimo. In alternativa abbiamo DM Orologeria, che per alcuni restauri, soprattutto per rifare pezzi e queste cose, va benissimo anche lui. Poi abbiamo Rocco Vitale e Francesco Pozzi, che anche loro sono bravi nell'aspetto vintage e sono la nuova generazione, per cui molto spesso dei pezzi li passo anche a loro. Questa è un po' la mia selecta, tutti a Milano, verosimilmente Milano Centro barra poco fuori centro. Per quanto Baume-Mercier sia un marchio che mi piace, mi sta piacendo, sta lavorando bene, questo M0A 10090, no, lo boccio, ma lo boccio perché odio i cinturini in satin, li detesto, mi sembrano di un vecchiume imbarazzante. Gusto personale, non sto giudicando l'orologio in sé, mentre infatti giudicando l'orologio in sé comunque non mi piace, lo trovo un po' pesante di gusti. Il colore è sfizioso ma passo, non fa per me e la forma è interessante ma non ha quell'aspetto che è un po' un di più. Non lo so, non mi piace purtroppo, non riesco bene a spiegare perché non mi piace, non ha niente che mi attragga. Ahimè, però ci sono un sacco di altri begli orologi là fuori e poi se a te piace, top di gamma lo stesso.
Beh, insomma, Christopher Ward stava lavorando così bene con l'aspetto dello Striking Hours e tutte queste cose, un marchio che si esprime molto bene delle volte, questa volta si è espresso male, ma ragazzi, onestamente sono d'accordo. Suona di homage al Chapek Antarctique, vi metto qua il colore che hanno scelto, che è proprio lo stesso del Chapek Antarctique, di uno, per carità, di una delle varianti del Chapek Antarctique, comunque. Di omaggio al Chapek Antarctique non ce n'era bisogno, ma non ce n'è bisogno. Già oggi questa storia dell'orologio col bracciale va bene, è giusto che la gente li faccia perché fuori nel mondo li comprano, quindi è giusto dare al pubblico quello che il pubblico vuole, ma non, cioè io starei anche muto e passerei avanti, cosa che loro penso stiano anche facendo perché. La vicenda è quella, non farei mai comunicazione su quello, cercherei di lasciarlo in sordina perché tanto la gente se lo compra lo stesso, perché chi non lo giudica. Vulcan anch'essa sta lavorando bene, l'orologio è ruffiano per questa storia del salmone che a me sta un po' rompendo le palle, però il salmone lo compriamo tutti, lo comprate tutti, va sempre sold out, quindi dai per il salmone. Era raro, ci piaceva perché raro, in futuro raro sarà bianco. Bianco non lo compra nessuno, salmone è pieno al mondo, quindi salmone. In futuro non varrà un fico secco, per non dire cazzo come dicono i francesi. Detto questo, l'orologio mi piace. L'ho intravisto dal vivo a Ginevra, ho visto altri Nautique, non il salmone, mi pare che ancora non ci fosse. È un bel orologio, un orologio che anch'io vorrei in collezione comodamente. Poi, Dio, non è in cima alla lista, però è un orologio che metterei volentieri in collezione, diciamo così. Squisito, squisito. Poi magari un giorno farò una limited anch'io, la farò a salmone, perché mi piace, genuinamente mi piace, ma non sarà raro in futuro. Grazie per aver rispolverato un orologio praticamente dimenticato. Indubbiamente appartiene a quella serie di orologi con forme un po' tunnò che oggi ci stiamo molto, molto, secondo me, scordando. Ammetto che non è che mi faccia strappare i capelli dalla gioia, non ha un'identità così forte, né un design così grazioso da veramente tenerlo in considerazione. Detto questo, mi fa piacere comunque rispolverarlo, quindi te ne ringrazio. Non è proprio un tunno fatto e finito con le anse molto grandi che indubbiamente smorzano l'aspetto della forma della cassa, o meglio, ne conferiscono uno un po' diverso dal normale, ma comunque spero tornino di moda, ma non troppo. C'è WMT nel mondo che fa degli omage, non fa solo omage, ma fa degli omage comunque piacevoli, fatti bene. Ci sono altri marchi che fanno omage. A me hanno rotto le palle i marchi che fanno omage. Basta, omage. Poi omaggiamo altro. Qualcuno che omaggi tripli calendari, qualcuno che andasse ad omaggiare le ripetizioni minuti, qualcuno che andasse a omaggiare dei vecchi tourbillon. Chi li omaggia? Omaggiano tutti Daytona manuali. Ho capito, a quel punto il gioco diventa o chi lo fa meglio, quindi con più gusto, con una patina fatta meglio. Poi magari non lo so, io apprezzo chi magari mi fa il Daytona manuale e poi però me lo fa blu perché non è mai esistito, quindi sì, è un omage perché mi piace quel gusto, però già è una roba diversa. Oggi se fai un brand che fa omage di Rolex vintage, secondo me hai rotto le palle prima di iniziare. Scusate la franchezza, ma non le amo queste cose. Mi permetto anche di dire che per me è bruttino e fatto male. Ora non ho letto se c'è un Valjoux 22, ma non me ne frega neanche niente, perché in fondo l'estetica è quella, ma che palle. Non ce l'ho con te, anzi ti ringrazio per aver portato qua il topic. Semplicemente sono delusissimo da sta roba. È uno spreco di materia prima, è uno spreco di assemblatori, è uno spreco di catene produttive, perché ci sono un sacco di micro brand, un sacco di orologiai là fuori che stanno aspettando che gli consegnino il prodotto. Perfino Squale delle volte ha dei ritardi dovuti alla carenza di materie prime. Io quando vedo che casse, bracciali, movimenti, assemblaggio e compagnia vengono spesi per fare un omaggio rispetto a un 1521, rispetto a un Super Squale, mi prende male, insomma. Poi un conto, ripeto, è WMT che mi fa sì un omaggio, ma una roba diversa, perché quando diventa un vorrei ma non posso, non mi diverte, un po' di creatività comunque ci vuole.
Guarda, sulle parto dal fondo, le novità valgono la differenza di prezzo. Secondo me, mio modo di vedere, ma non sono un consumatore medio e grazie a Dio non lo sono, sennò collasserebbe il mondo. No, quasi mai. Ma non è che sto parlando di VC, sto parlando in generale. No, le novità non valgono quasi mai per me l'aumento di prezzo. Poi, ripeto, se piacciono, se c'è differenza e piacciono, probabilmente. Se piacciono di più di quelle di prima, vale l'aumento di prezzo. Se piacciono meno di quelle di prima, non vale l'aumento di prezzo. Io sono impermeabile purtroppo a questo genere di vicende. Tanto quanto al posto del Mac 17 che ti metto qua, preferisco comunque il Mac 18. A me, non piacendo la data, questa storia di addirittura vedere 3 giorni al posto di uno, proprio no, 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 no. Comunque no, chapeau e tanto di cappello ai VC e a tutti, solo che in generale l'aumento di prezzi per me non vale mai. L'ho trovato, probabilmente l'ho trovato, finalmente l'ho trovato. Comunque ci vediamo stasera e facciamo un influencer dinner, che ormai sei più influencer di me, quindi alla grande. A dopo! Non metto neanche la foto qua del Santos Dumont perché è un discorso molto lungo, nel senso. Santos Dumont non è un oggetto solo, non è una referenza sola, non è un orologio solo, è una linea, se vogliamo. Si può parlare del Santos Dumont originale, si può parlare del Santos Dumont vintage che si trova in commercio, si può parlare del Santos Dumont di adesso. A me è un orologio in assoluto che piace molto per la sua eleganza, per la sua forma distinta e che si contraddistingue, tanto quanto mi piacerebbe molto che esistessero delle versioni in acciaio della taglia più umana in produzione attualmente, meccaniche. Ma va anche bene. Esistono per carità, ma non tante. Va anche bene così. Bellissimo. I have to be completely fair about this. Don't care. Couldn't care less. I don't like this kind of watches. They look like the one Zenith did, the Chronomaster Sport, I guess it was called. They look like the new Daytona with a ceramic bezel. They all look the same to me, but they all look the same to me for one specific reason. I don't like this aesthetic of watches. So, if they look like this, I don't care about them. I mean, I could stay here and try to understand it and judge it, but since there's a ton of watches made in this world, I don't waste my time on it. So I'm sorry if you wanted a better answer, but it's too far aesthetically from what I like, meaning I don't want to dive deep into it. Sorry. Vabbè, qualcuno ti aveva un po' preceduto con le novità valgono la differenza di prezzo come domanda. Comunque, la risposta non cambia. Per me no. Per me no. Poi, finché c'è qualcuno, tante persone che mantengono invariata questa vicenda di domanda maggiore dell'offerta, valgono di brutto. Finito quello, o si torna con gli sconti, o si sistemano i listini. O si diminuiscono i numeri di produzione a tal punto da. Non so come andrà a finire, io spero permanga per sempre questo aspetto di domanda-offerta come sono oggi, ma per me a oggi quasi niente vale quel listino. C'è anche da dire che noi in Italia siamo poveri in canna, io per primo e come tale ragioniamo da qua. All'estero è diverso, penso. Secondo me il modo numero uno di rendere il Santos Dumont proprio estivo è non avere paura. Cambia cinturino, metti qualcosa, magari di pelle, magari di gomma, non lo so, quello che trovi che ti piace di più, provali il polso, capisci. Ma mettici il colore, mettici del colore, mettici, cioè, osa, mettici del nylon, cosa ne so, fai qualcosa di diverso dagli altri. Mettici dell'arancione o se vuoi rimanere in tema fai anche un coccodrillo arancione, per carità, però cercherai di sdrammatizzarlo in quel modo lì. Lo fanno bene i ragazzi di Delags, anche se con il camoscio che l'estate rompe le palle. Però ecco, sdrammatizzalo. Sdrammatizzalo, un orologio bellissimo che si merita di essere portato anche d'estate.
Io ci proverei un nylon sopra, un perlon colorato, tocchi, però rovina, quindi poi usalo non troppo, perché perlon graffia tanto, graffia le anse, graffia il fondello, insomma, però sicuramente è la cosa più estiva che tu possa metterci. È un orologio, il laureato di Girard Perregaux, che non è che non mi faccia dormire la notte da quanto è bello, perché lo sapete, a me piace altro, cerco dell'altro. Se però devo mettermi con i piedi per terra e dire qualcosa che vorrei portare al polso, mi piacerebbe avere al polso tutti i giorni, eccetera, il laureato forse viene prima di Royal Oak. E sicuramente viene prima di Nautilus, se non parliamo di 3800. Il laureato vintage è spaziale, ma di tutte, la cosa che più mi fa piacere è che abbia riportato Girard Perregaux nella mischia, nelle conversazioni di massa, perché se lo merita e perché è un orologio che merita di stare in queste conversazioni, sì, ma è un marchio ancora prima che si merita di stare in questo mondo anche un po' più mainstream, meno di appassionati e di teorici e di invasati, come siamo noi e siamo proud. Orgogliosi di esserlo, per cui vediamo, spero di raccontarvelo meglio nei dettagli. Per me lo Speedmaster Reduced è un sì, non vi metto la foto perché oggi non ho voglia di mettere la foto di un Reduced perché alla fine è molto simile a uno Speedmaster. Comunque, quello che io ti so dire è che per un po' più di quel budget, non tantissimo di più, però se non mi ricordo male, ce n'è uno molto bello da The Watch Boutique, quindi potresti andare a colpire. Sei piacere. Fai mio nome, che sono molto più che grandi amici, e è un orologio che vale la pena avere, secondo me. Iconico, sono d'accordo. E poi sì, su quella cifra mi è rimasto quello e poco altro. Proprio poco altro. Per cui vai, colpisci. Loro hanno la versione zaffiro, che è più rara e che è la più forse anche recente, se non mi ricordo male, quella insomma fatta più in là nel tempo, e è bello. Poi se il polso piccolo è top. Bellissima idea, me ne avevate parlato tempo fa di Marchettino, sarei contento, lo taggo qua. Marchettino, se hai voglia, scrivimi in DM, ci mettiamo d'accordo, sarebbe molto divertente. Sono curiosissimo di vedere la collezione e magari ci inventiamo anche qualcosa per mostrare anche qualche auto, tra una roba e l'altra. Alla grande, mi farebbe piacere. T'aspetto, Marchettino. Grazie. No, questo non dovresti chiederlo a me. Complimenti per il tuo traguardo lavorativo. Complimenti per il fatto che tu voglia associare un orologio adesso. È una cosa bellissima. Io vado di Omega Seamaster, ma io sono io e ho il gusto che ho io e non è detto che sia la cosa giusta, tantomeno che sia la cosa giusta per te. Vedi un po' quale ti fa battere più il cuore e quale pensi potrà portarti altri bei ricordi in futuro. E penso sia una scelta molto soggettiva da fare un po' da soli. Master made is a cutie pie, I mean. You've been sending me this watch over for a pretty long time now. And I gotta say, it's a watch that's grown a bit on me. It never was, but now it is. I like the fact that it is very well proportioned. I don't specifically like the bracelet, but it looks like the good old version of a watch that I also like nowadays, which is the Seamaster 300M. Nevertheless, it's like a smaller and softer and a bit, tinier version of it, making it likable, at least by me. So I like the watch. It's nothing out of this world, but it looks like it's super wearable. It's a great daily wrist companion. I have to say, yeah, it's not on my list yet, but it could very well be in the near future. Ciao bello, domandone, domandone questo, perché Squall ha fatto delle nuove uscite veramente belle. A me il luminoso, quello con tutto il quadrante luminoso, è piaciuto particolarmente. Un po' perché è bello aggressivo come estetica con questo quadrante bianco, un po' per questo twist appunto che diventa completamente luminoso. Forse una delle mie uscite preferite, anche se anche il bronzo ha il suo fascino, lo ammetto.
Bravo, tu hai beccato uno degli Hamilton che preferisco in assoluto. Ha una bellissima forma di cassa, ha un price point che è superlativo, ha un quadrante con delle finiture belle, dei bei dettagli, veste bene al polso, sta molto bene con dei cinturini di pelle, anche se te lo propongono con un nato che è una bella interpretazione. Un orologio che approvo appieno e che tutto sommato porterei molto volentieri anch'io. Il mio Oris sta virando alla grande, anche se il verde del bracciale, che mi era noto, ammetto infastidisca anche me. Non, cioè, lo porto più volentieri con il suo cinturino rispetto che col bracciale, ma è molto comodo e devo dire molto bello, sono veramente contento di aver scelto il rosa e anzi spero insomma di potervi parlare di più di Oris in futuro con grande piacere. Hamilton però proprio bello, hai beccato uno degli orologi più belli. Alla fine stai scambiando due GMT per un Daytona dei miei preferiti. Se hai pagato bene i GMT vai dritto. Se per dirti il 16750 è particolarmente bello, dall'altro invece no, esiterei, aspetterei, lascerei perdere, preferirei vendere e comprare a soldi. Andrebbero visti gli orologi nello specifico, soprattutto 16520 e 16750. E di mio però scambierei volentieri due GMT per un Daytona, tutta la vita. Tutta la vita. Sì. Non so se sono un buon pastore sotto questo aspetto, mi sa che sono un po' una pecora nera più che un buon pastore, perché adoro troppo Daytona rispetto a tutto il resto, lo trovo proprio troppo una spanna sopra. Penso, credo e spero tu stia parlando del Black Bay 54, ne abbiamo già parlato lungamente, meriterà un video, vi farò un video, vi farò un reel, vi farò qualcosa di questo tipo, ne parlerò con Tudor e si farà qualcosa per voi, sì, volentieri, perché se lo merita. È bellissimo. È molto bellissimo. Mi piace tanto. Tutto qua. Per il resto ve lo dico in video poi. Preferisco. Bene. Ti ho messo qua una foto bianco, quadrante bianco, solo perché era bella la foto, ma preferisco a trovarlo quadrante champagne. L'orologio è grandioso, è gravissimo, un orologio che io vorrei proprio tanto, però se mi seguite vi rendete conto di quanti sono gli orologi che vorrei proprio tanto e di quanto spesso io poi compri cose che non erano in lista perché sono un acquirente compulsivo come tutti i bambini viziati. Il bello, grazie a Dio, che mi vizio da solo, però è un orologio che devo veramente forzarmi prima o dopo a comprare. Ci vuole, è necessario. Non con i romani, io lo comprerei, anche se mi piace molto con i romani, ma è bello. Il Day-Date è un orologio fuori di testa, troppo bello. Why do you call it Adrian Philippe? It's a Patek Philippe. I don't know why Adrian, please let me know. Auctioned by Sotheby's, yes. I don't get why the writings on the watch are horizontal but like twisted a bit. It's a very cool watch. I don't know who has it, who bought it. Please let me know if you know. But weird one, isn't it? Very beautiful indeed, but weird one, right? Like, I don't get the dial. Maybe someone will help me. Quanto ti capisco, quanto ti capisco, quanto ti capisco. Ne parlavamo ieri, lo dicevo in una domanda. Secondo me sono orologi pienamente complementari, sia per fascia prezzo di entrambi, sia per quanto con i due si possa veramente viaggiare il mondo. Uno per la sera, uno per il giorno, o se vogliamo, uno per l'inverno, uno per l'estate, quello che ci pare. Sono entrambi orologi molto versatili, tanto quanto molto diversi l'uno dall'altro. Uno un po' più elegante, ma che sa essere un bellissimo compagno per ogni giorno, e l'altro un po' più sportivo, che sa essere lo stesso un compagno per tutti i giorni. Ti capisco, comprali entrambi se puoi. Hai la mia più che grande benedizione. Anche qua topic approfondito ieri, nel senso che dipende da che abito, o meglio, sia che abito, tessuto e tutto, sia che occasione, sia presenza o assenza della cravatta. Sicuramente Tank e Reverso sono orologi che si prestano particolarmente, più sei sull'elegante e più andrei su un metallo prezioso, cosa che è un pelo più rara da trovare sul reverso e un po' più facile da trovare su Tank.
Le varianti e le combinazioni sono tante, mettiamola così, sei di giorno senza cravatta, va bene un po' tutto, anche cose col bracciale per quanto mi riguarda, sei la sera senza cravatta, va bene un acciaio tipo Tank Mask, tipo Reverso Tribute, sei la sera o di giorno in un contesto un po' più formale, magari con una cravatta, un oro andrebbe meglio, secondo me, poi oh, va ben tutto. Io non vi capisco delle volte, che ci avete voi con queste date? È così bello il Memovox normale, poi bello, ma non vi capisco, brutta la data, non mi piace proprio. Orologio bello, ma più bello il Memovox classico, diciamo così. Don't like the data, don't like, I'm sorry. Capisco che se messo a confronto con altri orologi sia sicuramente undervalued, c'è da dire però che è meno iconico, un po' più polarizzante perché c'è a chi piace e a chi non piace, poche vie di mezzo, e forse quasi più la gente a cui non piace rispetto a quella a cui piace, non lo so, non ho mai capito questo di Explorer 2. Non lo so, io ho un orologio che potrei volere in collezione, ma tra 30 orologi, 40, 50, non lo so. C'è tanto altro prima e secondo me è quello l'aspetto, c'è tanto altro prima, c'è tanto altro che è più iconico, che è più collezionato, che è più amato, che è più mitizzato, che è più discusso, che è più sulla bocca di tutti, che è più attenzionato, insomma, un po' tutto. Se a te piace, sono d'accordo che sia undervalued, vai e colpisci. Se speri in rivalutazioni, bla bla bla, mi sembra presto, ci vorrà del tempo. No, please no, no. Perfect reissue of the Sean Connery Rolex. It's not Rolex on the dial, so it's not a perfect reissue of any Rolex in this bloody world, because it's not a Rolex, it's a Tudor, it's not a Rolex, it's not a reissue of a Rolex. It could not be. Why do we wanna put things in a pair of shoes that don't belong to them? That said, I'm very sorry, nothing against you, but I get very annoyed by this kind of stuff, because how could a brand A could reissue of a brand B? I know they're twin brands, but please no. I do like it, and I don't see the hype on something that is beautiful, well-made, well-priced, proportion, and according perfectly to nowadays taste. So hyped, maybe, with good reasons, though, and please, no reissues. I mean, I get what you want to say. Don't get me wrong. I don't get angry for nothing. I really get what you want to say, but I am not gonna run saying it's a reissue of something specific. They claim it's a reissue of one of their pieces, not Rolex piece. Of course, and for sure, is vintage inspired, vintage recalling, and maybe also too much somehow, but the size is great. They did a great job with both bracelet case, the additional rubber bracelet, proportions, collars. They did a very well done job. So I don't want to see it being a reissue of any sort because they did a great job, full stop, period. And that's what I want to appreciate. That's it. Sorry for getting angry. Se ne parlava la settimana scorsa, secondo me va visto pezzo per pezzo. Può essere iper pacchiano. Sugli sportivi tendenzialmente lo trovo abbastanza pacchiano. Sui classici dipende. Poi se dipende, ripeto, va visto pezzo per pezzo. Sul Beach Rosa lo trovo fighissimo. Su Yachtmaster lo trovo pacchiano. Su Daytona che non sia beach rischio di trovarlo pacchiano, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi complicato. Poi ripeto, va visto com'è l'effetto della luce, che colori crea, se viene abbinato con le pietre, cosa che detesto. Un po' quello. C'è anche chi usa la matepaola scura, che è molto interessante. Rischia sempre di essere un po' tipo coperte Versace. E lenzuoli in seta nera, per carità di Dio, però potrebbe anche passare delle volte, ci può stare. Stavo per dirti no, assolutamente no, mai nella vita assolutamente no. Poi ho visto questo che non è originale Omega ed è su uno Snoopy nuovo, vero, ma mi ha fatto un po' ricredere. Vorrei prima vederlo, non riesco a immaginarmelo.
Sarà che io non amo i cinturini in gomma, però può molto starci, può molto starci. Proverò, ne ho uno qua di cinturino in gomma, non originale Omega, magari provo a metterlo sullo Speedmaster e vedo com'è. L'idea, se a te piace il cinturino in gomma, ci può stare, poi... Bracciale bello, soprattutto l'entrato 6-1, dai, è proprio bello quel bracciale, lo terrei bracciale, però oh, si gioca ed è giusto giocare, ed è giusto che tu provi, mandami una foto quando lo fai. Se intendi questo, lo trovo molto interessante, ma ancora una volta un po' polarizzante. Un po' perché è proprio integrato, integrato, cioè bracciale integrato alla cassa, con cassa di forma marcata, mi sembra anche massiccia. Dal vivo non l'ho mai visto, cosa che, come sai, nel mio caso complica molto il giudizio. È indubbiamente interessante anche solo per il fatto di essere pre-Bond. Preferisco la generazione Bond o addirittura la generazione ancora precedente DC Master. Ma non è un orologio che fa per me, ma è un orologio che non trovo per niente brutto, anzi. Buon lunedì a te. Questo Vacheron ha un solo difetto. È grande. Per il resto mi piace. È quel genere di orologio che piace a me. Ma è grande, c'è solo quel problema lì, è proprio grande se non me lo ricordo male, però grazie per averlo rispolverato, molto bello. Direi che ti stai riferendo al Tank Master, quello che di solito è in vermeil, argento placcato oro, che invece si trova anche in argento. Quella in argento è la mia versione di cassa preferita perché è quella che subisce meno trattamenti, è quella più pura in un certo senso. Ora che c'è il Tank Master, quello in acciaio, se la giocano a dadi. Comunque, tra i miei preferiti in assoluto, anche se su Tank Master mi piace molto guardare proprio al singolo Master, a tutto quello che è il quadrante, la rarità, eccetera. Con questo, buona settimana, buon inizio di settimana, buon lunedì, finite le domande.